finale playoff fra Avellino e Vicenza si gioca in un Partenio Lombardi strepitoso e tutto esaurito per una grande occasione. È un momento che l'Avellino aspettava da un po' di tempo. Il Vicenza arriva a questo punto, a questa semifinale, senza aver preso gol nei due turni playoff con Taranto e Padova. L'Avellino eliminato rimontando sul Catania proprio in questo stadio. Parte forte la squadra di Pazienza, il colpo di testa di Paterno finisce fuori di pochissimo. Paterno 20 gol in regular season, cerca ancora di sbloccarsi in questi playoff, risponde con Della Morte il Vicenza. Lui e Delle Monache alle spalle del Loco Ferrari, tre reti in questi playoff. Ancora il Vicenza col destro di Delle Monache che prova a spaventare Ghidotti. Vicenza che vive una discreta fase nella prima metà del primo tempo, poi cala e Paterno ha un'altra chance. Palla rimorchio di Liotti con questo destro che finisce alto sopra la traversa. Occasione enorme per Chicco Paterno, poi corner, colpo di testa di Tiago Cionek che poi si lamenta per una trattenuta. C'era stato anche un contatto con Gori protagonista. L'azione prosegue, Paterno sbuca, non inquadra la porta. È un po' l'emblema della partita dell'Avellino che crea una miriade di palle gol e non riesce a sfondare. Ci prova ancora Gori con il sinistro, mette sul fondo. Il Vicenza si abbassa tantissimo già all'inizio del secondo tempo, ci prova con Costa da lontanissimo, la parata comoda di Ghidotti. Poi l'Avellino, sviluppo con Gori, piede aperto a sinistro, traversa riga, Paterno disturbato dalla Ezza, vorrebbero calcio di rigore, non c'è secondo l'arbitro. Qui movimento fenomenale di Gori che sente la porta senza guardarla, è sfortunatissimo. E poi Paterno non riesce a concretizzare e protesta moltissimo per questo disturbo di Laezza. Ancora dalla retroporta riapprezziamo la traversa riga di Gori. Punizione, la palla scorre, c'è sul secondo palo Riccione, sinistro sul fondo, quinta enorme palla gol per l'Avellino. Il Vicenza rinuncia alla fase offensiva nella seconda parte della ripresa. Ha un'occasione sul piazzato di Costa, sempre molto bravo a calciare da 30 metri, non spaventa più di tanto Ghidotti. Avellino rischia in fase di costruzione, allora c'è la possibilità per Talarico che calcia ma non trova lo specchio alla porta. Ghidotti dice di non giocare con frenesia e allora Avellino trova una traccia, cross di Ricciardi per Marconi che da solo con Fente buca, palla sul fondo, partita stregata. Marconi non crede ai propri occhi, fallisce a pochi passi dalla porta, nel finale rischia la beffa l'Avellino con Golemic. Mette in calcio d'angolo Ghidotti, finisce così gara 1, termina 0-0, tutto rinviato alla partita di ritorno con il Vicenza che ovviamente giocherà in casa, quinto clean sheet di fila nei playoff per il Vicenza e 21 risultati utili di fila dopo 8 vittorie consecutive in casa. L'Avellino fa 0-0.